si notano, dai. Ton 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 ton. Bonsoir, madame et monsieur, bon dismotas. Allora, se fancy forum, argomento, come posso dire, del giorno. Va bene. Buttate il vostro grano, siete contenti. Allora, c'entra col discorso fitness, lo so, argomento trito e ritrito, ma mi piace ritornarci. Gente, vi state accorgendo cosa sta succedendo su internet? Non è una novità. Il fatto che ci siano un sacco di truffatori, un sacco di gente che cerca di prendere per il culo gli altri semplicemente per portare a casa il grano, non è certo questa la novità. La novità è quanto si sia ampliato questo sistema. La novità sta nel fatto che se prima c'erano 100 persone, dico un numero ad cazzo, adesso ce ne sono 100.000, ok? Le cose stanno continuando ad andare a peggiorare, questa è la realtà dei fatti. Ora, questo accade per tutto nel fitness e nel trading, soprattutto vedo, perché il fitness rimane comunque limitato ai soliti noti, diciamo così, mentre il trading è una strada che si può aprire per più persone. Cerco di spiegarmi più velocemente. Mentre il fitness e il bodybuilding nello specifico diventa una cosa un po' più di nicchia perché non tutti hanno voglia di mettersi lì ad allenarsi per cambiare il proprio aspetto fisico, per migliorare la salute, la forma. No, non tutti hanno voglia di doparsi per diventare più grossi, essere più fighi. No, quindi per questo motivo rimane un po' più di nicchia. Mentre invece il trading, comunque gli investimenti finanziari, qualsiasi cosa. Di qualsiasi cosa di cui si parli oltre il trading, ma che siano investimenti finanziari, è una cosa più aperta, più libera a tutti. Uno può investire 50 euro come 50.000, dipende dalle proprie possibilità. La cosa stupenda è che ti cercano di intortare le persone con queste, che se guardate bene, apro una parentesi che non chiuderò mai, you know. Se guardate bene, la metodica da un punto di vista di concetto che viene utilizzata nel trading o negli investimenti finanziari è la stessa che viene usata per il fitness. Cioè, faccio un parallelo. Nel fitness cosa si dice? Allora, cominciate a allenarvi così, senza fatica, senza costanza, 10 minuti al giorno, senza spendere soldi, senza fare un cazzo, mangiando quello che vuoi, quanto vuoi, come vuoi, dove vuoi. Cioè, e otterrete i risultati della Madonna perché ve lo dico io, perché vi porto questo programma che è stato testato dagli scienziati, dal cazzo alla minchia, razza, cazzo, è così, no? Cioè, questo è quello che succede nel, cosa succede nel trading? La stessa cosa. Non hai bisogno di essere un esperto, non hai bisogno di avere il capitale, non hai bisogno che qualcuno ti spieghi come fare, non hai bisogno neanche del computer, basta il telefono, che è forse l'unica cosa vera che dicono. E insomma, tutta una serie di non hai bisogno di questo, non hai bisogno di quello, non hai bisogno di niente. Poi però scopri che non è proprio così, quantomeno negli investimenti finanziari. Non sono stato inculato tranquillo, non parlo per diretta conoscenza, ma per indiretta, nel senso che non ho mai investito dei soldi in queste cose perché so che sono il 99,9% truffe, quindi evito proprio. Però questa è la similitudine. Pensateci bene, chi vuole credere per forza nella persona che ha la bacchetta magica del tipo questa bottiglietta, avete capito a chi mi riferisco, vende su Amazon 5.000 esemplari al giorno, mi viene esemplare perché non mi viene il termine, al giorno, questa bottiglietta rende 5.000 euro al mio studente, vieni nel mio corso che ti spiego come fare. Ora, così. Non vi sembra che se fosse così facile, tutti farebbero questo tipo di attività? Perché che cazzo ci vuole? Non devo saper fare niente, non devo mettere soldi, non devo avere conoscenze, non mi devo sbattere, non mi devo applicare. Mi serve un telefono e basta, tutti hanno il telefono, guarda caso, minchia lo faccio. E puntualmente te lo siringano in quel posto, non voglio essere volgare. You know, vorrei usare un francesismo, ma non mi viene, te lo mettono in culo. Ripeto, scusate il francesismo. Questa è la realtà dei fatti. Ora, voglio fare il parallelismo, no? Tra il fitness e gli investimenti finanziari. Parliamo del trading, che è la cosa
più, poi c'è lo shaping, lo shaming, lo minchius, ce ne sono di 3.000 tipi, di tutte queste persone che si inventano. Poi ci sono truffatori che sono sulla cresta dell'onda da anni, no? Che riescono a truffare 200.000 persone, 20, vuoi per culo, per capacità, per una questione dei grandi numeri, riescono in quello che fanno e riportano quei 20 che sono riusciti, tralasciando i 200.000 che se lo sono presi in quel posto dove c'era il francesismo, lo ricordate? Poc'anzi ne ho appena parlato, non fatemi ripetere. Ok, Paganini non ripete. Quindi cercate di usare il cervello, vediamo 5 minuti e 36. Cerchiamo di usare il cervello, è spassionatamente un consiglio. Perché dico questo? Perché sono un pirla, nel senso, non ho degli interessi, non ho un motivo, non è che poi salto fuori e guarda caso il Coppa la settimana dopo, guardate questo programma di trading. Vi ho detto nel video scorso che vi inchiappettavano tutti, io ho trovato la. No, questo non succederà. Non ho le competenze, non ho la voglia, non ho la capacità legata al fatto che non ho le competenze per fare investimenti finanziari o trading e non vengo certo a propinarvela a voi. Sapete tra l'altro che molti hanno scoperto che le stesse persone che vendono i programmi a voi, i soldi che fanno, alcuni di questi sono reali. Cioè, quando vi fanno vedere sul cellulare o sul computer, guardate il mio conto, non tutti ovviamente, alcuni millantano e con Photoshop o con qualsiasi altro programma fanno tutte queste gabole. Altri invece, quei soldi sono veramente reali, li hanno guadagnati veramente. Ma voi pensate che l'abbiano fatto investendo i soldi nel loro programma? No, cioè, nel senso, sì, ma non hanno investito nel fare azioni o nel vendere, comprare o fare trading. No, quei soldi che hanno guadagnato sono, come posso dire, il guadagno della vendita del loro programma. Ma loro, cioè questi soggetti, il programma stesso che fanno, mica lo utilizzano. Questi non si mettono neanche a fare trading o investimenti, te lo propinano a te, loro non lo usano, non investono, o perlomeno non in quel modo, hai capito? Tu lo compri e poi fanno i soldi da farti vedere. Cioè, vi rendete conto? Lo so che non ho scoperto l'America e tanti mi diranno: ah, grazie, mi aspetto anche di qualcuno che mi romperà i coglioni, ti denuncio, faccio disfe. Anche se poi quando uno truffa difficilmente viene a minacciarti di denuncia, però. Ci sono dei soggetti, degli scienziati in giro che fanno veramente paura, quindi mi aspetto di tutto. Quello che vi voglio dire è semplicemente non di ascoltare il mio consiglio, ma di ascoltare il vostro cervello, se ne avete uno. Chiaro che se non ce l'avete, andatelo a prendere sempre in quel famoso posto, vi ricordate il francesismo? Ecco, se no, usate quel poco di neurone che avete, fategli una bella smartellata in testa, fatelo funzionare e pensate che, come diceva la mia povera nonna, quando una cosa è troppo bella per essere vera, è troppo bella per essere vera. You know!